Buonasera a tutti, eccomi con voi di nuovo anche stasera, la domenica sera ovviamente non è, non si può perdere l'editoriale, il video editoriale della sera con tantissime novità, insomma sì e no, ci sono delle variazioni, c'è della pioggia dei rovesci in arrivo nelle prossime 24-48 ore da nord, prima al nord, centro e sud, e poi una fase di vera primavera di stabilità. Oggi è stata anche una giornata molto diciamo bella al centro-sud dal punto di vista anche termico, ma con delle estese velature, come iniziano le prime piogge al nord-ovest, e stanotte tra domani ci saranno piogge anche sulla Toscana, al centro anche a carattere di rovescio, in estensione poi martedì al sud, ma sarà soprattutto tra Toscana, Emilia-Romagna e centro, e le regioni centrali, che tra domani mattina, domani pomeriggio anche saranno abbastanza numerosi rovesci per un piccolo vortice freddo presente in quota in traslazione da nord-ovest verso sud-est, attraversando proprio tutta l'Italia. Però poi non ci sono grandi novità, come vi farò vedere, se no, se ad eccezione poi di una fase più fresca, più fredda a fine mese, con, eccola qua dietro, con correnti fredde da nord, nord-ovest, la cui intensità e la cui durata è come al solito discutibile. Vi ho detto che erano necessarie conferme anche da parte del modello europeo, che appunto ha in parte ridimensionato, come sempre accade, quello che diceva ieri il modello americano, ma tuttavia lasciando le basi per un'irruzione più fredda a fine mese con rovesci, piogge, qualche nevicata in montagna. Ma vediamo che cosa sta accadendo e vediamo cosa ci propongono le carte stasera. Ecco qua, guardate, eccola qui, guardate la perturbazione che sta attraversando le regioni italiane, ma sta andando anche in particolare in parziale frontolisi, cioè si sta un po' attenuando, esaurendo e sfrangiando nelle regioni. Però c'è anche occasione per qualche pioggia, qualche rovescio tra Levante Ligure e Toscana, che andrà intensificandosi nelle prossime ore, perché comunque questa che vedete, scusatevi, passo, questa perturbazione si distaccherà da questo, dal flusso principale atlantico che vedete ancora sta in parte alimentando di aria fredda il Mediterraneo, ma poi si isolerà, formerà un vortice che scenderà giù verso prima le centrali e poi anche il sud, e si genererà parecchi rovesci, ma il tutto in un contesto tipicamente primaverile, scollegato quindi dal grande flusso atlantico. Vediamo che cosa succede dopo, allora, guardiamo tutto quanto insieme. Eccolo qua, questa è l'ultima emissione del modello americano. Vedete questa piccola saccatura, questa appunto ansa giallognola più chiara che entra nell'Italia e che poi lascia, eccolo qua, questo vortice, non so se riuscite a vederlo, quella parte un po' più chiara che attraversa l'Italia, ma si scollega, diciamo, dal grande flusso atlantico e dal vortice polare, lo vedete, diciamo, delimitato sostanzialmente dalla linea verde, che rimane oltralpe. E questo, ecco qua, il male di questo decennio. Guardate come in Atlantico, a sud dell'Islanda, con tendenza a affondare verso le Azzorre, anche adesso si ripropongono, nonostante il vortice polare sia completamente decentrato dal lato asiatico e non su quello canadese, ti riproponga comunque la tendenza ad affondi perturbati in pieno Atlantico, e questo causa inevitabilmente la rimonta di alta pressione nel Mediterraneo. Questo purtroppo è accaduto molto spesso in questi inverni. Poi però guardate, eccola qua, la saccatura. Noi dobbiamo sempre guardare al vicino Atlantico con delle rimonte anticicloniche che sono necessarie più a ovest dell'Europa, in maniera tale che poi le perturbazioni possono arrivare nel Mediterraneo, diciamo, soprattutto nel Mediterraneo occidentale, quindi, ma anche il nord-ovest, parte del nord, Catalogna, in parte la Francia, c'è una siccità perdurante, potremmo dire dall'ultimo decennio in media, mentre, come abbiamo fatto vedere anche in altri video, in altri settori dell'Italia la situazione è molto migliore, ma c'è proprio un settore, questo qua che vi sto facendo vedere, dove, vando indietro, vedete quest'ansia ciclonica, che comunque è soggetto a precipitazioni inferiori alla media ormai da molto tempo, e vedete come rimonta ancora. Eccolo qua, questo è proprio l'asse della
dell'alta pressione che torna sulla Spagna, sulla Francia e poi sull'Italia. Questo perché in Atlantico comunque non c'è la formazione di un'alta pressione. Poi, però, come in molte occasioni, in primavera piccole gocce fredde riescono ad entrare, ma ad eccezione di quella a fondo che vi ho fatto vedere, non si evincono grandi depressioni stazionanti nel Mediterraneo. E tutto ciò, e vi ritorno io con la mia bella faccia, tutto ciò a marzo comunque non è una bella cosa, è abbastanza grave, lo è ancora di più, ad esempio nei mesi autunnali, invernali, ma anche adesso con l'inizio di primavera, molto spesso le piogge hanno accompagnato e anzi in alcune regioni alpine si raggiungono i picchi precipitativi anche tra aprile e maggio, ma adesso non si evince al momento il ritorno di piogge durature e quindi di un per alcune regioni alpine il fatto che si possa colmare il deficit idrico. Per altre regioni come il centro-sud, a questo punto ci sarà una fase, comunque dopo l'instabilità delle prossime 24-48 ore, ci sarà una fase di bel tempo, anche mite, con temperature in aumento, si supereranno i 20 gradi in molte regioni italiane, qualcuna forse riuscirà ad arrivare ai 25 la prossima settimana, qualche zona interna del centro-sud, ma comunque bel tempo, che poi però negli ultimi giorni del mese lascerà il posto all'entrata di correnti fredde settentrionale, e da capire però l'intensità del peggioramento e quindi ancora una volta del contributo in termini di precipitazione offerto da queste saccature fredde. Quello è il punto cruciale, mentre le temperature pare ormai molto probabile che diminuiranno a fine mese. Continuate ad ascoltare Meteoscienza, a sentire perché ci saranno sempre grandi aggiornamenti e se c'è una minima possibilità, eccola, vi faccio vedere che arrivi freddo, nevicate e comunque maltempo, pioggia e dinamicità atmosferica nelle nostre regioni, noi saremo sempre qui a dirvelo. Un abbraccio a tutti, una buona serata, ciao!